Bentornati amici a Sapori in Tavola, l'appuntamento ormai irrinunciabile, beh anche complice un po' la stagione fredda, l'avvento della stagione fredda. Abbiamo voglia anche di sperimentare, metterci un po' alla prova con le ricette più sfiziose e lo facciamo partendo proprio dai nostri formaggi piemontesi, eccellenze territoriali, Brara, Schera e Toma, e noi vi diamo insomma delle proposte insomma anche che si adattano alla stagionalità corrente, perché questi prodotti sono veramente il top per il connubio perfetto anche per quanto riguarda i prodotti di stagione. Intanto benvenuto Gianni Siccardi dal El Cancun di Frabosa Soprana. Oggi che cosa cuciniamo? Ma oggi cuciniamo una cosa molto semplice, del resto la nostra è una cucina molto semplice. Usiamo un prodotto che è un prodotto di montagna, stagionale, si chiama Orapi. Orapi. Però se vogliamo fare un po' più i grossolani, come siamo ogni tanto, li chiamiamo uorle. Cosa vuol dire uorle? Uorle nel nostro dialetto, nel chie, è questa pianta un po' farinosa che viene ad un'altimetria intorno ai 1500 fino ai 2000 metri, che ad estate si raccoglie. Questa pianta qua nasce un po' dove le mucche fanno il jazz. Cos'è il jazz? È dove dormono, dunque questa terra è più grassa e nascono queste piante qua. È uno spinacio selvatico, certo, sì, noi abbiamo voluto parlare di orapi perché in realtà sono questi, ma sono anche... Il nome scientifico è orapi, sono anche spinaci selvatici, sono i farinei, come dicono nelle nostre zone. Tantissimi modi per oppure chiamare sono un prodotto di verdura di stagione. È un ottimo prodotto. Noi oggi lo usiamo con il flan, ma può essere ottimo nelle minestre, nelle frittate e così via. Che bellezza! Questo flan che avrà come base anche la nostra raschera. Raschera, sì. Di cui notavamo prima il marchio, perché ogni prodotto originale, territoriale, a chilometro zero, ha il suo marchio. Non può essere... Intanto la forma della raschera è quadrata. Tipica, quella quadrata. Può essere anche rotonda, ma sempre di meno. Non può essere raschera se non ha questa R nel centro. Questo è sinonimo di garanzia, di qualità e di molta serietà dei consorzi. Quando questo formaggio porta questa R centrale, siamo sicuri che è una raschera. E che è un prodotto di qualità. E che è un prodotto di qualità, con tutti i controlli che ci sono, certo. ASLE, non ASLE, eccetera, eccetera. Siamo garantiti perché questo è una raschera. E a Sapori in Tavola utilizziamo soltanto prodotti di qualità. Certamente. Come il nostro raschera, che oggi assembleremo con appunto il flan di Orapi fonduta di raschera. Beh, ovviamente la raschera fa la sua parte. Come abbiamo già forse raccontato in altre occasioni, mettiamo a bagnomaria per fare... Andiamo a bagnomaria, lo tagliamo, ti faccio vedere. Tagliamo cubetti, bravo. Ti tagliamo una fettina di raschera che andiamo a fare a cubetti, dopo aver messo ovviamente un tegame dentro un altro tegame, il classico bagnomaria. Esatto, vedi, tagliamo la raschera a listerelline così. Quindi raschera a listarelle, grossolane, poi dopo facciamo il dadino. Senti, ma le pentole che si utilizzano per la fonduta, come devono, hanno delle caratteristiche specifiche? Ma no, sono pentole normali, in acciaio, in alluminio, ma sì, senza problemi, questo è importante. Importante la fonduta starci dietro, non è che puoi mettere sul fuoco una pentola con la fonduta e poi andare abbandonare. Al bar, e non puoi farlo, devi star lì e devi starci dietro, eccetera, eccetera. Perché ha bisogno di attenzione. Ha bisogno di attenzione, intanto ti racconto, allora abbiamo cotto questi, che possiamo cuocerli sia in un tegame, stufarli pian pianino, che sarebbe ancora meglio perché perdono meno il gusto, oppure li possiamo lessare. Una volta freddi li schiacciamo, li tritiamo, ognuno poi fa quello che vuole, ma tanti li usano col coltello, si tagliano oppure sottili, oppure con mini pimer si fanno o si macinano in una macchinetta, eccetera. Questo è proprio, se uno vuol sentire sotto i denti, diciamo così, questo frutto che lo mangi, questa erba, eccetera, niente di più, oppure lo puoi fare un po' più fine. Poi ci mettiamo. Quindi possiamo renderlo anche una crema se lo utilizzassimo se volendo. Puoi fare anche una crema, sì, sicuro. Poi usiamo allora, mettiamo una quantità di, non so, ad esempio il mezzo chilo di orapi, ci mettiamo due uova, ci mettiamo un po' di raschera. Raschera grattugiata. Questa è una primizia. Qua abbiamo una raschera stagionata che siamo riusciti, vedi, a grattare.
e non è facile, perché la schiera deve essere proprio un po' stagionata, se no la macchinetta non te lo gratta, oppure anche con la grattugia. Quindi il raschera grattugiato è veramente grattugiato, le mettiamo una piccola manciatina dentro, uova, panna, mischiamo il tutto e poi lo mettiamo... Uova, panna che abbiamo aggiunto oltre quella che c'è dentro, sì, la fonduta? Sì, sì, è per tenere un po' il frutto insieme. Okay. Te lo faccio vedere, guardalo qua. Ah, l'abbiamo già pronto, qui. Ecco, questo è il qua. Risultato finale del nostro flan di orapi che andremo ovviamente a ornare con... Con la fonduta, ma prima ancora devo cuocerlo. Allora va a bagnomaria, nei piccoli pirottini, nel forno a 180 gradi e lo cuociamo. Vedi, questo deve essere cotto, vedi quando è cotto. Quando è cotto si vede che ha fatto un po' di crosticina sopra. Quella piccola crosticina, allora noi adesso lo o mettiamo meglio, così. Nella parte in realtà... Poi lo si sforna, andiamo a preparare... La nostra fonduta. La nostra fonduta che abbiamo già ovviamente precedentemente preparato, che stiamo scaldando. Ovviamente stiamo parlando ormai di raschera, ne abbiamo già parlato, è questo certo. Formaggio molto morbido che si vede al tatto. Che questa ha un gusto deciso comunque. Che ha un gusto deciso, questa occhiatura, questo è un ottimo formaggio, è un bel formaggio questo, vedi? Vedi queste occhiature. Soprattutto molto profumato. Molto anche. Profumato, queste occhiature, sì, è un formaggio con una crosta molto sottile, questo è un ottimo formaggio, questa è un'ottima raschera. Bene. Che andiamo a aggiungere al nostro flan. Adesso andiamo a mettere il nostro orapi già pronto e cotto al forno, passato al forno a 180 gradi. Così, tranquillamente lo serviamo con questa fonduta sopra. E voilà. Il nostro flan di orapi con fonduta di raschera. È un bel piatto, gustoso. Gustoso, molto invernale, stagionale. Montagna, questa è la montagna che parla. La fonduta di solito è sinonimo di montagna, di calore, di gusto, sì. Di cremosità. Vedi questo formaggio come ha reso bene, vedi? Assolutamente. Com'è bello lucido, com'è bello pieno. Bello cremoso e bello denso. 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 Sì. Grazie Gianni Siccardi per questa ricetta. Spero di trovarti di nuovo ospite a Sapori in Tavole. Sicuramente. Grazie a voi per essere state con noi. Grazie. E a Sapori in Tavola è giunto il momento di dare spazio al mangiare sano con le nostre pillole di nutrizione, quindi cosa, come, ma soprattutto quando. Infatti oggi ci occupiamo di spuntini fuori pasto con la dottoressa Gigliola Braga, la nostra ospite speciale insomma per le pillole di nutrizione fuori pasto, si diceva, i spuntini. Spesso si ha un po' l'idea che non facciano bene alla dieta piuttosto che insomma che non siano sani, è vero? Beh, dipende di che spuntini parliamo. Se si tratta di spuntini fatti così un po' a caso in risposta magari a una necessità dovuta a un'alimentazione troppo ricca in carboidrati che quindi crea fame, uno deve continuare a mangiare e quindi fa le cose un po', diciamo, sempre una rincorsa alla propria fame. Invece gli spuntini programmati sono un'altra cosa, mentre i primi rischiano davvero di compromettere sia la salute, perché magari si mangia troppo, e sia la linea, e invece gli spuntini programmati possono aiutare in entrambe queste situazioni. Per spuntini programmati cosa intendo? Beh, uno spuntino per esempio alla mattina, quando passa troppo tempo fra la colazione e il pranzo. Se abbiamo fatto una buona colazione e poi passano più di 5-6 ore, beh, ovviamente bisogna fare uno spuntino programmato, ma soprattutto bilanciato, come vedremo. Poi sicuramente nel pomeriggio passano troppe ore fra il pranzo e la cena. Per cui lo spuntino pomeridiano è assolutamente consigliato. Anche questo bilanciato. E cosa vuol dire bilanciato? Beh, vuol dire non solo uno spuntino, per esempio, con il tipico frutto o col pacchetto di cracker o con lo snack, quello che tante volte si prende perché non ci vedo più dalla fame, ed è quella la fame più rischiosa, perché è quella non programmata. Se invece noi riusciamo a fare lo spuntino dopo una buona colazione bilanciata, quando è passato il giusto tempo che deve intercorrere e in cui deve presentarsi un po' di fame perché è passato troppo tempo dal pasto precedente, allora questo è uno spuntino sano. Ma come dicevo, anziché fare il solito frutto che da solo può coprire la necessità organica e metabolica per una mezz'oretta,
ma se noi facciamo, come dicevo, uno spuntino bilanciato, allora possiamo veramente avere quel supporto da questo spuntino programmato che ci dà l'autonomia dal cibo in modo assolutamente naturale per un paio d'ore. Per programmato si intende, come dire, che dobbiamo abituare l'organismo e quindi deve esserci una continuità di modo che siamo, insomma, il nostro organismo è pronto ad assumere appunto un fuoripasto che non è uno dei pasti principali durante la giornata? Sì, diciamo che l'organismo si abitua un po' alle cadenze, ma se noi pensiamo ai neonati, i neonati ogni tot ore devono mangiare. Ovviamente più si cresce, più questa necessità si diluisce nel tempo. Poi arriviamo a essere adolescenti e si fa la merenda, si fa lo snack a scuola e da grandi, da adulti, tante volte ci si trascura sotto questo aspetto. Vero. Ma in realtà il nostro organismo, se riceve in modo appunto programmato una giusta quota di cibo, alla fin fine mangia meno, perché controlla di più la fame, e mangia in modo più adatto a quelle che sono le sue esigenze. Facciamo qualche esempio di spuntino fuoripasto, bilanciato, come si diceva? Beh, per esempio, uno spuntino bilanciato è quello che contiene sia carboidrati sia proteine. Se poi anche un po' di grassi, ben venga. Per esempio, andrebbe benissimo il formaggio come quota di proteine e di grassi. Noi possiamo poi aggiungere o il classico frutto o mezzo pacchetto di cracker o una piccola fettina di pane. Ed ecco che abbiamo già fatto uno spuntino bilanciato. Un altro spuntino bilanciato è un panino ben imbottito, ma un piccolo panino, perché a quel punto, quando si fa lo spuntino programmato, e si fa anche se non si ha tutta quella fame che per l'appunto non ci vedo più o vedo nero dalla fame, noi possiamo anche ridurre i quantitativi sia dello spuntino e sia poi della tranquillità che questo spuntino ci regala nei pasti successivi, in cui non arriviamo affamati e controlliamo molto di più quello che dobbiamo mangiare. Grazie alla dottoressa nutrizionista Giuliola Braga per i suoi, come dire, consigli preziosissimi, pillole di nutrizione. Ci vediamo presto a Sapori in Tavola. Amici di Telecupole, ben ritrovati a Sapori in Tavola. Torniamo nel territorio della Toscana per una ricetta della tradizione appunto toscana a base di cavolo nero. Andiamo a vedere il crostone al cavolo nero con raschera DOP. Facciamo un'altra delle ricette toscane tipiche, che sono i crostoni con il cavolo nero. Per fare questo piatto serve lardo, cavolo nero, olio, pane raffermo e raschera. Prendiamo il cavolo nero e lo puliamo. La quantità sufficiente che occorre per le porzioni che voi volete fare. Prendiamo il lardo, lo tagliamo a fettine . Lo tagliamo a striscioline molto fine. Lo mettiamo nella casseruola con un goccio di olio. Prendiamo il cavolo e lo uniamo al lardo. E lo portiamo a cottura, bagnando di tanto in tanto con brodo e un pizzico di sale. Nel frattempo tagliamo il pane raffermo in fette abbastanza spesse. Prendiamo il raschera e lo tagliamo in fette abbastanza sottili. Assembliamo il piatto per concluderlo. Prendiamo il pane tostato
lo appoggiamo nel piatto. E poi aggiungiamo il raschetto. A questo punto ripassiamo i crostoni in forno per far sì che il raschera si sciolga. Ecco a voi il piatto finito. Buon appetito! Ben ritrovati amici a Sapori in Tavola, i nostri formaggi protagonisti delle nostre ricette. Quest'oggi però ci lasciamo andare con un aperitivo, comunque ovviamente sempre con i nostri il Brattenero, Braduro, Raschera e la Toma, eccellenze del Piemonte. Siamo sempre qui con Federico e ci dedichiamo un po' a quello che è l'aperitivo che solitamente andiamo a prendere in un bar, in un ristorante. In questo caso è quello che propongono proprio loro alla pasticceria bar Converso a Bra, e riunisce un po' quelle che sono appunto i prodotti stagionali del territorio. Cosa presentiamo in questo aperitivo, Federico? Allora, naturalmente tutti i prodotti del territorio, a partire dai formaggi, quindi Bratenero, Braduro, Toma Piemontese e Raschera. Abbinati, a me il formaggio piace anche molto abbinarlo, beh, alla classica Cugnò, che è questa, chiamiamola marmellata fatta col mosto, le nocciole, quindi tutti i prodotti del territorio. Cugnò. A me piace anche molto il formaggio abbinarlo all'acino di uva, perché ti sgrassa bene la bocca, e quindi è una cosa molto semplice, molto banale, ma anche qui siamo territorio pieno. Naturalmente, come alternativa, diamo anche un po' di salame piemontese o, noi essendo di Bra, la salsiccia di Bra, che non può mancare. Da mangiare cruda, ovviamente, perché non tutti sanno forse che la salsiccia di Bra si mangia direttamente così, tagliandola forse o nemmeno. Sì, esatto. Ma tagliandola anche mordendola, certo, direttamente. Assolutamente. E mangiandola così come si presenta sul nostro tagliere. Per un po' di pane, naturalmente noi essendo pasticceria abbiamo il nostro pan carré, l'ho fatto tostare leggermente, così riesce a pulire la bocca, a esaltare anche tutti i prodotti. Gli altri sapori. Quindi abbiamo anche insomma, questa specie di marmellata. Mi ha molto incuriosito, perché ovviamente non l'avevo mai vista né sentita nominare, quindi a base di mosto cotto. Esatto, c'è un mosto d'uva che viene lasciato a fermentare, al quale vengono aggiunte nocciole, diciamo i frutti di fine stagione, quindi pesche, tutto cosa c'è di fine stagione. E naturalmente un po' di anice stellato, vaniglia, lì chiaramente le spezie, ognuno se le... La producete sempre voi anche? Ogni tanto sì, nel senso che è una cosa che noi facciamo perché ci piace come abbonamento per i formaggi. Per i formaggi, e poi, cambiando argomento, anche con i bolliti, con le carni, che sono cose che noi non facciamo, però un altro abbinamento classico della Cugnò. Invece le noci, anche questo ovviamente è prodotto stagionale del territorio, noci, nocciole, tutta la frutta secca, si abbina benissimo col formaggio, sposa bene, diciamo, tutto quello che è, soprattutto anche in questo caso dell'aperitivo, perfetto. Senti Federico, ma adesso che è tornata un po' la socialità, magari anche all'interno dei punti di ritrovo, come quello che può essere insomma un bar, una pasticceria come la vostra, hai trovato un netto cambiamento, immagino, ed è ripartito anche quello che è la voglia di stare insieme in un luogo di ritrovo? Assolutamente, la gente ha proprio voglia di incontrarsi, di assaggiare. Questo lockdown ci ha rinchiusi in casa, la gente è molto curiosa, molto attenta, quindi devi sempre fare attenzione a servire delle cose, delle eccellenze, come questi formaggi. Certo, anche perché la qualità, secondo me, ancora di più in questo momento storico preciso, le persone sono molto attente a quello che mangiano, a quello che sono anche i prodotti locali, e noi cerchiamo di dare risalto alle eccellenze. Allora direi di fare un bel brindisi, visto che ci siamo, sì, scelto il vino, e io non mi tiro certo indietro. Certo. Facciamo il nostro brindisi. Grazie a voi, grazie a Sapori in Tavola per essere stati con noi. Grazie a Federico, Pasticceria Converso, a Bra. A voi, sì.